Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Abbiamo usato una sigla un po' più lunga del solito per una conferenza stampa. Sarebbe bello salutarla con un applauso, perché oggi è più che una conferenza stampa, è anche un momento per essere qui per festeggiare un successo di un'iniziativa che era attesa da molti e che è ancora al centro dell'attenzione di molte persone, non solo in Trentino ma in tutta Italia. Quindi salutiamoci con un applauso, anche se da casa forse non riuscirete a sentirlo. Poco fa io ragionavo sul discorso che gli anniversari sono una cosa importante nella vita familiare, sono importanti anche all'interno delle istituzioni, delle associazioni. Oggi siamo qui per festeggiare un anno. Nella vita di una persona, un anno, pensate, da un bambino quando cresce, un anno impara tante cose, muove i primi passi, raggiunge i primi livelli di autonomia, è bello vederlo crescere, è bello anche superare assieme a lui i primi ostacoli. Anche per il Centro Nemo, che sarà al centro della nostra conferenza stampa oggi, questo anno è molto importante, perché il primo anno di vita è sicuramente il più delicato, quello che richiede maggiori sforzi, maggiori concentrazioni, è quello che ci consente di stabilire se questa proposta è stata ben accolta, se ha raggiunto i primi risultati. Ne parleremo con tanti ospiti oggi e cercheremo anche di tracciare qualche linea direttrice per il futuro dopo questo primo anno di attività. Li presenterò mano a mano perché sono davvero tanti e ci aiuteranno a fare il punto dal punto di vista clinico, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista degli studi scientifici. Comincerei con l'assessore provinciale Stefania Segnana. Ricordo che questa amministrazione ha voluto fortemente l'istituzione di questo centro per la cura delle malattie neuromuscolari. Buongiorno Assessore Segnana, è un bel momento quello di oggi. Buongiorno, anch'io saluto tutti i presenti. Oggi è veramente con piacere che sono qui, accompagnata dal presidente dei centri clinici Alberto Fontana. Oggi è veramente una giornata importante. Noi più di un anno e mezzo, 13 mesi esatti, che abbiamo inaugurato il centro clinico Nemo presso il Villa Rosa di Pergine Valsugana, un centro clinico che insieme al presidente Fugatti, che porta i suoi saluti ma che purtroppo era impegnato in un altro impegno istituzionale, però saluto tutti i presenti, abbiamo creduto molto su questo centro clinico, abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per poterlo inaugurare quanto prima. Abbiamo iniziato i primi colloqui con Alberto Fontana ancora nel 2019, abbiamo sottoscritto la prima convenzione a ottobre 2019, poi sono 2020, purtroppo anno della pandemia, si sono un po' rallentati i programmi, però poi nel giro di 5 mesi siamo riusciti a realizzare e ad aprire il centro clinico, sul quale noi abbiamo, come ho già detto, puntato fortemente, perché riteniamo che riuscire a garantire i servizi sul territorio anche in prossimità alla nostra comunità trentina, che fino appunto a prima doveva andare fuori provincia per potersi curare, sia fondamentale, ed è su questo che noi abbiamo veramente puntato molto. Il centro clinico Nemo dà garanzia di appunto accompagnare i pazienti, ma anche e soprattutto le loro famiglie. Questo è proprio lo spirito del centro clinico, che quindi prende in carico non solo il paziente ma proprio la famiglia intera, e questa penso sia fondamentale anche proprio per il benessere del paziente, sapere che comunque può avere accanto a sé, anche nella stanza, nelle sue all'interno del Villa Rosa, il familiare che lo accompagna. Quindi pensiamo che da questo punto di vista ci sia veramente una attenzione molto particolare. L'anno scorso ricordo che a giugno abbiamo avuto la fortuna, l'onore di avere la visita del ministro Stefani, che appunto ci teneva particolarmente a visitare il centro, credendolo appunto come un'opportunità per il nostro Trentino. E anche a livello nazionale vediamo che, essendoci molti pazienti che vengono da fuori, è stato proprio riconosciuto per le capacità delle nostre professionisti che ci lavorano all'interno. Quindi credo che oggi festeggiare più di un anno di centro clinico tutti insieme qui, infatti saluto il professor Borzaga,
dottor Brunori per l'azienda sanitaria, il dottor Benetollo e il dottor Zuccarino sia la dimostrazione del fatto che ci sia proprio una forte collaborazione, un'equipe che lavora all'interno per dare una risposta alla nostra comunità trentina. Quindi con queste parole appunto ringrazio tutti e saluto tutti i partecipanti a questa conferenza stampa. Grazie. Bene, l'assessore Segnana ha già anticipato, no, quali saranno poi i temi che via via verranno affrontati dalle persone che sono state citate. Doveva essere qui con noi anche Antonio Ferro, impegnato su un altro fronte in questo momento, però per la direzione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari abbiamo qui con piacere il dottor Giuliano Brunori. Allora, dottor Brunori, benvenuto anche a lei. Che cosa significa il centro Nemo per il sistema sanitario trentino? Buongiorno a tutti. Il significato di un centro di così alta specializzazione vuol dire acquisire competenze nella gestione delle patologie, quindi in questo caso degli adulti e dei bambini, delle patologie neuromuscolari cosiddette ad alta complessità assistenziale. Quindi il riuscire a avere più specialisti che gestiscono un paziente, le complicanze di un paziente, permette in maniera chiara ad elevare le qualità assistenziali da parte degli specialisti dell'azienda provinciale dei servizi sanitari, e queste competenze vengono poi riversate su quella che è l'attività quotidiana di assistenza anche tutta un'altra serie di patologie. Per cui il poter avere più specialisti che si confrontano sullo stesso paziente, acquisiscono competenze che possono essere riversate su altri pazienti, ecco che questo, diciamo, è un valore aggiunto non indifferente per l'azienda provinciale dei servizi sanitari, in quanto i propri professionisti possono fare un percorso che in altre realtà potrebbe chiedere mesi o anni di frequenza presso istituti specializzati. L'averlo qui ci permette proprio questo, acquisire competenze e trasportare, quindi potremmo chiamarla quasi una medicina traslazionale, acquisire competenze in un settore, ma portare queste competenze sulla quotidianità degli altri pazienti. Per cui, diciamo, è un valore aggiunto non indifferente per la nostra azienda. Ecco, infatti questo aspetto anche delle discipline molteplici che concorrono all'interno di questo che vorrei definire poi progetto è uno dei valori aggiunti, come ha detto il dottor Brunori. Vorrei entrare un po' più nel dettaglio con l'aiuto del dottor Pierpaolo Benetollo, un progetto multidisciplinare quindi. Senza dubbio sì, direi che proprio questa è la chiave di volta. Si tratta di patologie relativamente o alcune volte proprio molto rare, per le quali però sono necessarie competenze molto specialistiche. E quindi forse la parola chiave sulla quale stiamo lavorando, abbiamo lavorato in quest'anno e abbiamo avuto direi pieno successo in questa fase di avvio, è la parola integrazione. Da un lato un'integrazione verso una comunità professionale che deve essere nazionale, che non può essere solo del Trentino, e quindi qui anche la possibilità, no, di sfruttare fra virgolette la storia, le relazioni, le competenze sviluppate dal partner, da Centro Nemo, ma dall'altro anche una forte integrazione all'interno dell'azienda. È cominciato un percorso nuovo, si poteva immaginare che ci potesse essere delle difficoltà da superare, invece l'integrazione non solo con il nostro personale che lavora a Villa Rosa, a Pergine, fare riabilitazione è un qualcosa di complesso che richiede il fisiatra, il fisioterapista, la logopedista, il terapista occupazionale, richiede tecnologie, ma anche richiede il cardiologo, pneumologo, neurologo, tutta una serie di competenze, di figure che noi abbiamo a Villa Rosa concentrate, ma poi anche, soprattutto se pensiamo allo spazio, no, di che si apre verso la presa in carico dei bambini piccoli che raramente, ma qualche volta presentano alla nascita o nei mesi, negli anni successivi, queste patologie così complesse. Il fatto di essere in piena integrazione con le nostre pediatrie, Trento, Rovereto, con la neuropsichiatria infantile, direi che è il punto di forza. Non sembra che siamo partiti solo un anno fa. Abbiamo una lunga strada davanti.
Lunga strada, però voglio dire, in prospettiva si intravedono anche modelli nuovi, sto pensando a un modo nuovo di fare medicina, comunque una bella palestra di formazione. Assolutamente sì, abbiamo anche tutto quello che le nuove tecnologie di collegamento, no? Le telemedicine ci possono aiutare, ci possono fornire, e poi abbiamo un mondo che si sta aprendo di nuovi farmaci, anche costosi, però che sono in grado di modificare radicalmente, che saranno in grado di modificare radicalmente il decorso di queste patologie nei prossimi anni e nei prossimi decenni. Quindi è un mondo dove la ricerca è fondamentale. Entriamo sull'aspetto della ricerca e degli studi tra qualche istante. Quando parliamo spesso rischiamo di rimanere comunque astratti. Sono molto contento che oggi invece riusciamo a presentarvi un piccolo cortometraggio che ci fa entrare proprio fisicamente all'interno del centro clinico Nemo di Pergine, ci fa vedere una giornata tipo e si capiscono tante cose. C'è anche un aspetto di umanità molto forte che accompagna la professionalità con cui tanti professionisti seguono questi casi. Vediamolo insieme. Thank you.
Abbiamo assaporato fino in fondo, minuto dopo minuto. È bello entrare nella concretezza delle cose, vedere tanto impegno. Dottor Zuccarino, benvenuto. Allora, Riccardo Zuccarino è direttore clinico del centro NEMO. Lo ricordiamo, abbiamo visto la scritta, che cosa vuol dire questo acronimo, che è l'esatto contrario al termine latino. Buongiorno a tutti. Allora, tanto è una bellissima emozione essere qua con voi e poter in qualche modo presentare quello che è il NEMO Trento. E sono molto contento di questa presentazione perché mi consente di potervi presentare qualcosa veramente di concreto e che non è astratto. Tornando alla domanda, il NEMO significa Neuromuscular Omni Center, che significa fondamentalmente una presa in carico a 360 gradi di questi pazienti. Ma fondamentalmente vuol dire far trovare una casa, una seconda casa per questi malati e per le loro famiglie, non farli sentire da soli nel loro percorso di malattia. E devo dire che dopo un anno, i dati che presenteremo sono a fine 2021, ma in realtà dimostrano quanto questo bisogno di trovare un posto, un'accoglienza e un ascolto a 360 gradi sia veramente un bisogno sentito a livello del Trentino, ma che ci siamo accorti ha dato una risposta anche ai pazienti che sono arrivati fuori dalla provincia. Infatti su 166 ricoveri abbiamo avuto praticamente il 40% dei pazienti che arrivavano da fuori provincia. Questo è un dato importante sia nei numeri, perché sono numeri alti considerato che sono malattie rare, e quindi questo impatta notevolmente su quello che è un discorso di presa in carico e di risposta ai bisogni di questi malati, ma soprattutto ci dice che c'è una risposta a un bisogno su un territorio che è più vasto di quello del Trentino, e siamo stati bravi nel coglierlo e nel valorizzare quello che comunque in Trentino c'è e che ci ha consentito di diventare un'eccellenza su tutto il Triveneto. Io ho in questo momento l'onore di dirigere questo centro, e come avete visto nel video, in realtà porto con me tutta una serie di persone. Oggi io sono qua da solo, ma in realtà rappresento un gruppo di persone che quotidianamente si prendono in carico di questi malati. Insieme all'azienda siamo riusciti a trovare un unico posto, che è il centro NEMO a Pergine, dove abbiamo in qualche modo fatto arrivare una serie di specialisti anche dell'azienda che ci hanno consentito di prendere in carico in maniera ottimale questi pazienti, non solo nei termini che vi ho detto, ma anche in un'attività diurna, quindi sia a livello ambulatoriale che degli hospital, che ha mantenuto sempre un'attenzione verso i pazienti trentini, tanto che più o meno il 70% dei nostri pazienti, anche perché chiaramente più agevole per loro arrivare al nostro centro in giornata, è trentino, ma comunque c'è un'attenzione anche all'extra regione, tanto che all'extra provincia, tanto che più o meno appunto il 30% di tutte le attività diurne ha, diciamo, una provenienza fuori dalla provincia di Trento. Gli ambulatori che sono stati attivati sono su tutte le specialità che avete visto, per cui dal punto di vista riabilitativo, neurologico, pneumologico, ma aggiungo anche come servizio psicologico, che è un servizio estremamente importante per noi operatori, ma per tutti i pazienti e le loro famiglie. Per cui devo dire un successo di cui siamo veramente orgogliosi, e un successo che assolutamente andava condiviso con voi, ma mi permetto di condividerlo con tutti i pazienti che sono stati da noi e per quelli che arriveranno, perché comunque è un punto veramente di eccellenza, ma è un punto dove i pazienti trovano una risposta clinica e una risposta di cuore, una risposta che è importante proprio nel loro percorso di malattia. Ma questo non è solamente legato alla
attività, diciamo, quotidiana. È una risposta concreta, come dicevo, personalizzata su ogni singolo paziente e che vuole vedere anche a quello che ci sta intorno a livello nazionale e internazionale, per quelli che sono anche gli obiettivi che noi abbiamo e che speriamo di consolidare nei prossimi anni, e che sono quelli della ricerca. Si è parlato di ricerca e obiettivamente il NEMO ha all'interno della sua missione, oltre a quello di prendersi carico delle malattie e dei pazienti, delle loro famiglie dal punto di vista clinico, anche quello di cercare di fare qualcosa di più, dare una risposta a queste malattie che spesso non hanno una risposta, e diventa importante la risposta clinica. Ma in questo nostro anno abbiamo provato anche a portare avanti quello che è la ricerca, sia di base che clinica. Abbiamo trovato delle eccellenze sul vostro territorio e abbiamo trovato una collaborazione con l'Università di Trento che ci ha consentito, e con il CNR, con l'Università di Verona, l'Università delle Marche, che ci ha consentito di produrre già dei percorsi clinici e dei proprio progetti di ricerca specifici per diverse malattie che vanno dalla SLA, che vanno alle distrofie miotoniche, a forme di neuropatia periferica, e sono sia alla SMA e sono sia di ricerca di base, quindi molto importante per eventualmente lo sviluppo anche di nuove terapie, sia come risposta ai bisogni clinici dei pazienti, che ci consentiranno di essere ancora più bravi nella risposta e nella presa in carico di questi malati. All'interno di questo anno il nostro gruppo medico siamo riusciti anche a fare una pubblicazione, oltre che a presidiare e presenziare a livello dei meeting nazionali e internazionali più importanti su queste malattie, per cui devo dire siamo veramente molto orgogliosi, e per questo devo dire ancora un grazie all'azienda che ha creduto e alla provincia che ha creduto in questo progetto, ma soprattutto a tutti gli operatori, perché da soli per queste malattie non si arriva tanto distante, neanche il centro NEMO arriva tanto distante, per cui bisogna fare rete, e questa rete qua in Trentino l'abbiamo trovata e siamo riusciti a dare delle risposte concrete. Questo penso che sia l'aspetto più importante che noi potevamo dare come risposta e come centro clinico qua presente dopo un anno nel vostro territorio. Grazie. Abbiamo visto, dottor Zuccherino, passare una slide che poneva l'accento sulla riabilitazione. Se non vuole aggiungere qualcosa a lei, facciamo intervenire Jacopo Bonavita. Sentiamo. Dico una cosa e poi permetta sentiamo. Lei, poi sentiamo una testimonianza di Jacopo Bonavita. Anche lui doveva essere qui con noi, ma è intrattenuto su un altro tavolo. Ogni centro NEMO ha le sue caratteristiche. Il centro NEMO di Trento ha una forte valenza riabilitativa. Siamo inseriti all'interno di un ospedale riabilitativo e il dottor Bonavita, che parlerà, ci ha accolto molto bene, e siamo riusciti con lui a trovare una sinergia importante proprio nella risposta e nella presa in carico riabilitativa di questi malati, che è una riabilitazione a 360 gradi. Non è solo la riabilitazione motoria che noi in qualche modo possiamo individuare nella riabilitazione, ma è una riabilitazione al contenuto di vita di questi malati e a farli rientrare nella società, e con uno sguardo particolare proprio alla partecipazione sociale e all'inclusività di questi pazienti. Allora sentiamo il messaggio che ci arriva da Villa Rosa. Buongiorno, saluto tutti i partecipanti a questa conferenza stampa molto importante a un anno dall'apertura del centro riabilitativo NEMO Trento. Io sono particolarmente orgoglioso di avere partecipato a questo percorso e di avere dato per quanto possibile il mio contributo e il contributo di tutto il personale di Villa Rosa per far partire al meglio questa importante sperimentazione gestionale. Come tutte le sperimentazioni, all'inizio abbiamo dovuto prendere le misure su tanti aspetti di collaborazione, di gestione, di inter- e multidisciplinarietà, e devo dire che questo anno, che è stato un anno di rodaggio, ha già dato degli importanti e interessanti risultati. Siamo riusciti ad attuare degli ottimi livelli di collaborazione tra il personale medico
tra il personale fisioterapico e con il nostro importante servizio degli ausili Abilita, e quindi stiamo cercando di potenziare e valorizzare al massimo questa sinergia. Il centro Nemo è un aspetto molto importante, un punto molto importante dell'offerta riabilitativa che Villa Rosa vuole dare alla provincia autonoma di Trento, a tutta la popolazione, ed ha anche un importante richiamo extraprovinciale. Quindi sono particolarmente contento e anche particolarmente motivato nel proseguire questa esperienza, nel cercare di dare sempre più il mio contributo a che questa esperienza prosegua nel miglior modo possibile. Buona giornata. Se c'è una cosa che spero che emerga, che traspaia dalla nostra conferenza stampa e dalle testimonianze che vi abbiamo portato, è questa tenacia, la volontà di non mollare mai. Per questo credo che sia particolarmente significativa la presenza qui in Salabelli, in provincia, di uno dei pazienti Nemo, non un paziente qualunque. Sto parlando del professor Carlo Borzaga. Lo ringrazio per aver accolto il nostro invito e per essere venuto qui per portarci la sua testimonianza, perché anche lui sta combattendo contro questa malattia. Grazie professor Borzaga, gli tributerei un applauso che va a tutti i pazienti che sono in cura in questo momento. Scusate, ma la mia voce già in parte ho promessa la malattia, quindi spero che capiate, altrimenti mi scrivete le feste. E ho avuto appunto l'angelo di sera nel mese di agosto, settembre, insomma, nel periodo estivo, e poi sono venuto direttamente a contatto con il Nemo, cambiando mandato al Nemo. Prima ho fatto alcune delle hospital e poi sono stato ricoverato per 40 giorni, anche perché durante il ricovero sono emerse alcune problematiche che non avevo ovviamente legate al corso della malattia. Quello che posso dire è che da studioso io sono diventato paziente del welfare, in particolare di questo welfare sentire, di questo pezzo di welfare sentire. Ecco, quello che posso dire come paziente è tutto quello che avete sentito è vero, cioè non è soltanto un progetto quello di mettere la persona al centro, ma il malato si sente al centro, sa che può fare conto sul centro in qualsiasi momento, sia quando è curato, sia quando non lo è. Il centro ha una, se io ho affrontato la malattia in modo comunque positivo, diciamo, cioè decidendo di mantenere comunque una serie di miei impegni compatibili con la malattia, e di andare a lavorare lo devo in gran parte al lavoro fatto da Nemo, cioè dei familiari, dei colleghi, cose importanti, ma che mi ha veramente convinto a non cedere alla malattia sono state i specialisti, diciamo, sul caso se non del Nemo, che hanno molto insistito su questa possibilità di vivere la malattia in modo diverso rispetto alla base, cioè aspettare che venga la sera. Tra l'altro, il Nemo non solo prende il carico dal punto di vista professionale del paziente, ma è anche un ambiente molto familiare. Cioè il Nemo, quando io arrivo, dopo aver fatto 40 giorni di degenza, sono infermieri che mi abbassano, cioè si sente proprio questo ambiente familiare, perché è fondamentale anche per poi vivere al Nemo. Sono stato 40 giorni, che sono un periodo, e non ne sono mai accorto, cioè ero anche trattato come paziente troppo intraprendente, quindi anche osservato nei miei movimenti, perché dovevo fare un po' troppo da solo, secondo loro.
Tuttavia ho sentito davvero questo clima di affetto, di amicizia con tutti, cioè, già il fatto che gli infermieri erano salutati, non avevano fatto nessuno, non erano presentati nessuno, e tutto osservando anche un po' da esterno, saltano anche le differenze tra categoria professionale. Cioè, se bisogna di qualcosa, medico, infermiere, è lo stesso, prima che arriva, si aiuta. Questo è stato un forte messo una mano a affrontare la malattia in un modo ancora positivo. Se io continuo a lavorare, vengo adesso da una comitato esecutivo di Russia, che è stato alle 9 alle 11 e mezza, e da quello sono alla fine. Quindi è davvero una struttura che non mi aspettavo, assolutamente di livello appunto professionale, ma anche come idea stessa. Non è caso un'idea che nasce da un paziente. No? Questo forse lo sentiamo dopo, quando parlerà a Fontana. Lei ha dichiarato: non vorremmo faticarla troppo, per cui risponda pure con una battuta se vuole. Ha dichiarato che affronta con serenità la malattia, proprio per il contesto che ha già descritto, no? L'ambiente familiare, ma anche la competenza, l'approccio multidisciplinare. È questo il punto di forza di Nemo. L'ambiente familiare è il punto di riferimento. L'ambiente familiare non solo non basterebbe. Cioè, da solo non basterebbe. Funziona perché anche i miei familiari, quando hanno un problema, se sono a meno. Cioè, so che i familiari fa la nutrizione esterna, la medicazione, la terapia, e se ha dei dubbi, se sono a meno. E questo chiaramente rappresenta un elemento di forza. Tranquillità, di forza. Tranquillità di chi mi fa perché vive e per me di tranquillità dal punto di vista della. L'altro giorno mia madre stava chiedendo la nutrizione esterna aveva qualche problema sulla pelle, insomma, queste cose, non sapeva che non era tardi per sentire le palliative. Ha trovato a me, me l'hanno spiegato e ha detto: se volete la posso fare subito. Ora non è stato necessario, ma per dire, si crea una reazione che aiuta non solo il paziente, ma anche tutti i caregiver, cioè coloro che seguono il paziente. Carlo Borzaga, grazie per questa testimonianza. Poi vedremo se c'è modo di sentire da qualche giornalista se hanno altre delle domande ulteriori. Quello che ha detto il professor Borzaga penso che adesso sarà ribadito ulteriormente da Alberto Fontana, perché questo concetto di rete, Alberto Fontana rappresenta tutti i centri Nebo in Italia, lo abbiamo avuto qui in Sala De Pero al momento inaugurale, un momento che penso abbia portato fortuna. Grazie per essere qui di nuovo e l'ascoltiamo con piacere. Ma prima di tutto vorrei dire una cosa che mi capita molto spesso di ripetere quando parlo di Nemo. Nemo è uno strumento per ribadire nella nostra comunità che ci vogliamo sentire una risorsa per il nostro paese, per il nostro territorio. E molto spesso penso a come trasformarlo in un momento di verità. E dico questo perché devo partire ringraziando profondamente il professor Borzaga, perché lui ci ha dato questa dimostrazione, perché ha testimoniato quanto la malattia non abbatta la dignità di una persona e anzi diventi una testimonianza forte che va al di là della nostra condizione, per ribadire che una società giusta non lascia indietro nessuno
E credo che quello che è stato fatto, grazie alla provincia di Trento, grazie all'assessore, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, è stato proprio riaffermare questo senso di dignità sul quale la nostra comunità, e in questo caso non mi sento di rappresentare Nemo, mi sento di rappresentare tutte le associazioni che si occupano a livello nazionale di queste malattie, hanno oggi una un'importante casa nel quale ribadire questi contenuti. Perché noi sappiamo che cosa significa affrontare una malattia neuromuscolare che tutti i giorni in maniera progressiva ti porta via qualcosa. E poi diciamocelo con sincerità. Molto spesso siamo anche una piccola comunità che non entriamo nelle rassegne stampa, non entriamo negli impegni complessivi della sanità pubblica e neanche in quella privata. Perciò è giusto oggi riconoscere il fatto che si è guardato agli ultimi rispetto alle malattie croniche per poter sperimentare un progetto, come l'hai chiamato giustamente più volte, perché noi ci sentiamo tutti i giorni un laboratorio e un progetto nel quale alimentare quell'alleanza tra le istituzioni, le nostre famiglie e noi che viviamo una malattia neuromuscolare. Perché quello che siamo certi è che ognuno di noi è unico e irripetibile, ma allo stesso tempo, proprio per questo, ha una necessità di una presa in carico da un punto di vista clinico e sociosanitario personalizzato. Perciò dove all'interno di un luogo si possa raccontare le proprie fragilità, le proprie difficoltà per costruire questo nuovo progetto. Che, come ricordava il mio direttore, non abbiamo fatto da soli, abbiamo fatto attraverso le eccellenze del territorio che sono altamente competenti per l'area pediatrica, Rovereto, Trento, sono tutti protagonisti di un viaggio, di una comunità che appunto ha in animo quella di costruire un qualcosa che diventi al servizio prima di tutto del territorio di Trento, ma che guardi anche ai territori limitrofi, ma allo stesso tempo uno sguardo internazionale sulla ricerca scientifica. In un anno avere a disposizione 5 sperimentazioni, l'applicazione di farmaci innovativi su tutte le malattie che oggi possiamo affrontare sia in ambito pediatrico che nell'adulto è un qualcosa che rende unico questo centro. Tra l'altro questa mi permetto di dirlo perché il professor Borzaga l'ha citato nel suo articolo fatto recentemente, nel quale ha raccontato la sua esperienza. C'è un protocollo di cura che stiamo affrontando che rende appunto la possibilità per chi ha determinate caratteristiche, perché purtroppo queste malattie, proprio perché sono uniche, dobbiamo affrontarlo anche da un punto di vista scientifico attraverso una conoscenza unica e un'applicazione di questi farmaci innovativi unici. Che sì, hanno un impegno importante che la provincia di Trento ha affrontato in maniera seria, con determinazione, rispetto a proprio ad analizzare quelle che erano le ricadute in ambito sociale ed economico, ed è questo credo che sia un elemento di ulteriore serietà di come le istituzioni insieme alla comunità dei malati cerca di affrontare quelle che sono gli investimenti, non li chiamo costi, gli investimenti rispetto alla comunità di chi vive una malattia neuromuscolare. Perciò oggi noi, seppur permetteteci, se abbiamo dato un po' di vanità, non è in questo caso un peccato, ma è prima di tutto un richiamo a noi stessi a migliorare e a migliorarci, perché sappiamo che abbiamo fatto un pezzo di strada e oggi insieme appunto alle nostre istituzioni, all'assessore, abbiamo ribadito appunto questo viaggio che proseguiamo, sapendo quello nel quale prima di tutto possiamo migliorare, no? Perché noi siamo consapevoli che la vittoria nella nostra comunità è un elemento che dobbiamo coltivare con la sofferenza, con il sacrificio, ma sapendo nella consapevolezza del fatto che quell'attimo di felicità lo possiamo veramente vivere soprattutto attraverso l'accettare un certo tipo di impegno, di sofferenza. Però non lo dico
per essere sentimentale, ma per dire e per testimoniare proprio quell'elemento circolare che mi riporta al professore, di resistenza, di desiderio di poter continuare a essere parte del proprio territorio, una risorsa, essere prima che in questo momento a una conferenza e a continuare a pubblicare. E questa è l'immagine anche dei giovani che hanno la necessità di andare a scuola, che hanno la necessità di andare al lavoro, che hanno la necessità di essere nonni, e perciò questo può essere fatto solo attraverso, a mio parere, luoghi come quelli che oggi abbiamo raccontato insieme a tutti. Perciò è un grazie che va alle istituzioni, un grazie che va al dottor Benetollo, al quale abbiamo la possibilità tutti i giorni di confrontarci rispetto alle difficoltà, al direttore Ferro, al presidente con il quale appunto richiamavamo, ma credo a tutta la comunità, a tutta la parte politica, istituzionale, e ai cittadini sia di Pergine che hanno compreso che siamo non solo una risorsa sanitaria, ma siamo una risorsa del territorio nel quale incontrare le persone, e speriamo che ci sia sempre più la possibilità di attivare momenti di incontro grazie a quello che sarà, ci auguriamo tutti, il superamento del periodo di difficoltà di pandemia. Perciò è con un grazie sincero che è da parte di tutte le associazioni che compongono Nemo che oggi appunto abbiamo la grande possibilità di raccontare i nostri desideri e i nostri obiettivi per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Sono davvero belle parole. A nostra volta ringraziamo Alberto Fontana per le belle parole espresse nei confronti di questa comunità. Mi verrebbe da dire che forse non è un caso che una provincia autonoma, la provincia autonoma di Trento, abbia, come dire, favorito la nascita e continua a seguire questo progetto. Come dire che l'autonomia è una cosa a cui teniamo molto, sia che si tratti di un fatto collettivo, sia che si tratti di un fatto individuale, perché in fondo autonomia significa rispettare la dignità che Alberto Fontana ha ricordato poco fa. Gli volevo fare una brevissima ultima domanda prima di passare ai colleghi giornalisti. Di solito primo anno, prima candelina che si spegne, è il momento di fare esprimere un desiderio. Qual è? Ma io credo che il desiderio sia proprio quello di continuare a vedere, e capisco che detto da me può sembrare di parte, però siccome anch'io cerco di essere nei miei confronti molto rigorosi, io vi assicuro che nei miei momenti trascorsi a Nemo Trento la cosa più bella è l'attenzione, quella umana, quella che vedi e respiri, e credo che questo però debba appunto essere sempre alimentato nel nostro staff, che oggi ha compreso fino in fondo quelle che sono le necessità, che sono sì cliniche ma anche di ascolto, e come ricordava l'assessore, quello sguardo alla persona che vive la malattia ma allo stesso tempo alla famiglia, perciò al contesto che tutti i giorni, poi tornati a casa da Nemo, si fanno cura e si prendono cura di noi e che perciò diventano protagonisti nel nostro percorso di vita. Abbiamo una domanda, Analia Dongilli, Corriere del Trentino, grazie. Buongiorno a tutti. Avete fatto un excursus generale sulla vita, sul primo anno di vita del Nemo. Io volevo solo soffermarmi sulla questione numerica. Avete citato, se non sbaglio, 166 ricoveri e 450 rotti, insomma, ambulatori. Questi sono numeri che varranno anche per il prossimo anno? Avete degli obiettivi diversi, più alti, o siamo, insomma, in linea? Grazie. Credo che risponda il dottor Zuccarino, vedo che si è preparato, non so se poi il dottor Benetollo Brugnoli. Grazie per la domanda, come ho detto sicuramente l'obiettivo è consolidarli e il secondo obiettivo è di aumentarli, considerato che siamo partiti a marzo in un momento di pandemia in cui comunque abbiamo avuto due grosse ondate che ci hanno travolto un po' tutti, per cui anche questo ha chiaramente inciso sui numeri, per cui l'obiettivo è, come dico, consolidare questi e possibilmente aumentare anche la nostra capacità di risposta. Grazie. È sufficiente? Molto bene. Non vedo altre mani alzate o domande che mi sono arrivate
Quindi io direi che possiamo concludere qui questa nostra parentesi, perché si tratta di una tappa. Poco fa diceva non andiamo in rassegna stampa, io spero che invece domani andremo in rassegna stampa per parlare di questa iniziativa, Alberto Fontana. Assessore Segnana, vuole concludere lei? Sì, beh, molto velocemente. Io ringrazio beh, innanzitutto il professor Borzaga per la testimonianza che è utile e soprattutto per essere qui con noi oggi. Poi il presidente Fontana per le sue parole, per il riconoscimento di quanto insomma come Provincia Autonoma di Trento e come comunità stiamo facendo per venire incontro a queste necessità. E poi credo che però il ringraziamento principale vada a tutti coloro che lavorano all'interno del Centro Nemo e del Villa Rosa in generale, al dottor Zuccarino e al dottor Bonavita, perché dalle loro testimonianze, dalle loro parole ci siamo proprio resi conto che non c'è solo tanta professionalità ma anche tanta umanità, e quindi penso che questa sia la parte anche più importante del lavoro che viene svolto quotidianamente. Quindi un grazie veramente a tutti coloro che lavorano all'interno di queste strutture, perché fanno sentire a casa anche la seconda casa, come ha detto appunto il presidente Fontana, coloro che devono passare purtroppo le giornate lì nella struttura del Villa Rosa. Quindi grazie veramente per il lavoro fatto. Chiudiamo qui il nostro collegamento, grazie per averci seguito, buona fortuna Nemo, buona fortuna a tutti voi, arrivederci.